Salve ragazzi, adesso vado a postare quello che è il video relativo alla playlist Meccanismi di Chimica Organica 1, e il classico meccanismo dell'ossimercuriazione e demercuriazione. Classico perché? Perché viene spesso chiesto, perché ha una sua importanza e soprattutto perché i ragazzi trovano molte difficoltà per capire questo meccanismo e soprattutto ricordarlo. E allora, intanto l'ossimercuriazione e demercuriazione avviene appunto sugli alcheni. E qui ho scritto sintesi di alcoli o eteri, nel senso che posso formare degli alcoli se faccio la reazione con acqua, come vedremo. Se faccio la reazione con alcoli, praticamente vado a ottenere come composto finale appunto un etere. Quindi possiamo ottenere entrambi i composti ossigenati. Allora, questa reazione è una reazione, diciamo così, che ha una sua stereospecificità in un determinato passaggio, segue la regola di Markovnikov, però non formandosi carbocationi stabilmente, in pratica non può dare origine a trasposizioni. Il substrato che faccio vedere è questo, per capire appunto la regioselettività della reazione. Vi faccio vedere questo. Allora, intanto sto dicendo appunto che ho scritto il 3-metil-1-butene, quindi 1, 2, 3-metil-1-butene, 4 atomi di carbonio, e so che il primo passaggio in pratica che cos'è? È quello di far reagire appunto l'alchene con l'acetato di mercurio. Quindi io lo scrivo così, ecco qua, questo è l'acetato di mercurio. Veramente quando scrivo AC penso sia scontato che sia appunto COCH3, quindi un gruppo acetilico, e quindi ho acetato appunto di mercurio. L'alchene reagisce con l'acetato di mercurio andando praticamente a fare che cosa? Intercettare appunto il mercurio, e viene espulso praticamente un ione acetato. Quindi quello che io vado a creare in questo primo stadio, e da qui in poi incomincio a scrivere già questa cosa. Quindi questo gruppo isopropilico in pratica lo sto scrivendo così. Perché? Perché voglio mettere in evidenza un altro punto. Voglio mettere in evidenza questo orbitale P su questo carbonio. Perché vi faccio vedere questa cosa. Attenzione, sto dicendo che questa porzione è questa che ho scritto così, l'ho scritto così per vedere meglio appunto l'orbitale P, e sto dicendo che ho legato il mercurio con ancora un gruppo acetilico legato a questo ossigeno, e sto dicendo che metto in evidenza che cosa? Metto in evidenza uno doppietto degli elettroni appunto liberi sull'atomo appunto di mercurio. E sto dicendo che sto mettendo una carica positiva su questo carbonio, su questo orbitale P. Attenzione però, che lo sto dicendo a voce, il carbocatione stabile in questa reazione non si forma, e attenzione, giusto, ho messo in evidenza questo per far vedere come nel momento in cui si viene a creare una carica parziale positiva qua, subito una coppia libera del mercurio va a formare un legame tra il mercurio e questo carbonio. Ok, quindi attenzione che questa carica positiva non si forma, cioè non si formano carbocationi. Ho messo in evidenza questo orbitale per far vedere appunto cosa succede in questa fase, per andare a fare che cosa? Per andare poi a scrivere questa specie, cioè la specie che mettiamo in evidenza così. Io vi metto questo tratteggiato e l'isopropile cuneato. A questo punto sto dicendo che cosa? Sto dicendo che sto formando un legame anche tra questo carbonio e questo appunto mercurio. Attenzione che qui questo è sempre legato, e possiamo chiaramente scrivere una carica positiva su questo mercurio, perché ha ceduto comunque questa coppia, e il mercurio a questo punto ha una carica positiva. E attenzione di una cosa, io qui non ho fatto apposta che cosa? Questo legame tra carbonio
Mercurio rispetto a questo più lungo. Perché? Per mettere in evidenza che questo carbonio, ovviamente sarà delta più, parte sarà delta più anche questo, quindi adesso completiamo anche con i legami, quindi tratteggiato e coniato questo idrogeno, tratteggiato e coniato, e sto dicendo che questo legame risulta più lungo perché è meno formato. Quindi che cosa vuol dire? Che entrambi sono elettrofili, questi due carboni, ma questo ha un carattere elettrofilo superiore. Ecco che entra in gioco a questo punto che cosa? La fase più importante, cioè quella legata alla regiosettività. In pratica a questo punto entra in gioco l'acqua, quindi scriviamo qui H2O. Attenzione che se io avessi messo qui un alcol non avrei ottenuto un alcol finale nel prodotto, avrei ottenuto un etere, quindi mettendo acqua ottengo alcoli. Mettendo un alcol ottengo eteri. Attenzione, questo è molto, molto importante. Quindi che cosa vuol dire? Che a questo punto la reazione la possiamo considerare in questo modo. L'acqua va a legare il carbonio più sostituito, quindi si lega in ante rispetto a questo anello con il mercurio. Quindi ricordatevi che questo è chiamato intermedio a ponte mercurinio, che va a pescare praticamente da che cosa? Dalle teorie appunto dei cloroni e dei bromoni, si crea questo anello triatomico. Al posto del cloro e del bromo c'è praticamente il mercurio. Quindi l'acqua si lega in ante rispetto a questo anello e si lega regioselettivamente sul carbonio più sostituito. Questo è molto molto importante. Quindi sarà questo legame a spostarsi sul mercurio. A questo punto che cosa abbiamo creato? Possiamo scrivere questa specie così, mettendo sempre l'idrogeno e appunto tratteggiato, mettendo l'isopropile coniato, mettendo praticamente l'OH da questa parte. Quindi che cosa vuol dire? Che qui avrò ancora, che cosa? Avrò mercurio, che chiaramente ancora lega questa porzione che derivava dall'acetato di mercurio, e qui avremo chiaramente ancora questi due idrogeni. Attenzione a una cosa molto importante però, che a questo punto questo per essere scisso ha bisogno di una sostanza abbastanza importante che è il sodio boroidruro, che ha la capacità di donare idruri, quindi io lo scrivo qua. Tutta questa fase che abbiamo visto era l'ossimercuriazione in pratica, no? In cui appunto interveniva il mercurio, si creava questo intermedio che a questo punto deve essere ridotto in situ, e nello specifico viene ridotto con appunto sodio boro idruro. Attenzione che sodio boro idruro, come litio aluminidruro e altri, è un donatore di ioni idruro, e quindi io posso, attenzione, ammettere questa cosa, che sodio boro idruro può cedere ioni appunto idruro, poi con un meccanismo un po' particolare, però a noi quello poco interessa, ci interessa che questo sia un donatore di idruri, e che in pratica riesca a spostare il mercurio da questo intermedio per ottenere l'alcol finale in questo caso. Attenzione che qui è scritto H, ho fatto reagire l'acqua, già immaginando che una volta che si lega all'ossonio perde il protone agevolmente, quindi forma il gruppo alcolico direttamente, quindi ho dato questo per scontato. A questo punto questa fase di quest'ultimo passaggio in pratica sarà quello in cui l'idruro intercetta questo carbonio. Attenzione che quest'ultima fase non è stereospecifica, quindi non lo sto mettendo da questa parte, opposto rispetto a questo, ma non è stereospecifica, quindi la stereospecificità era legata all'attacco dell'acqua. Quindi a questo punto cosa succede? Che l'idruro si lega su questo carbonio, sposta questa coppia sul mercurio e sposta quest'altra per eliminare l'acetato. E quindi alla fine di tutto questo vado ad ottenere questo composto. A questo punto io lo posso scrivere anche così, CH, e poi abbiamo CH, in pratica stiamo dicendo che qui c'è appunto l'OH, e qui abbiamo legato questo idruro che va a costituire questa porzione metilica finale. In pratica che cosa è successo? È successo questo, che
Da tutto questo meccanismo, poi aspettate un secondo, da questo si libera anche Hg, in che forma si potrebbe dire? Si libera praticamente come goccia di Hg metallico, ok? Facilmente separabile dal resto, più lo ione acetato, che deriva da questo, ok? Tutto questo per dire però che allora, cos'è importante da ricordare sull'osso di mercuriazione e demercuriazione? Che questa prima fase serve per creare questo ponte, appunto mercurio, sì, questo carbonio elettrofilo sopporta meglio la carica, quindi sarà l'acqua a legarsi in alto rispetto a questo ponte e regioselettivamente sul carbonio più sostituito per dare origine a questo gruppo alcolico in questa posizione, e la demercuriazione avviene grazie all'utilizzo del sodio boroidruro che cede ion idruro e va a far staccare praticamente il mercurio che si libera come goccia di mercurio metallico, più si libera anche un ione acetato, ma soprattutto alla fine di tutto so che sto creando un alcol che è stato appunto creato attraverso una reazione che segue l'orientamento secondo Markovnikov, ma si è evitata una cosa molto importante, la possibile trasposizione da questo carbonio secondario a questo terziario. Quindi ricordatevi che questa è una reazione stereospecifica anti regioselettiva, quindi segue la regioselettività appunto dell'orientamento Markovnikov, ma non permette le trasposizioni, perché ricordatevi che non si crea un carbocatione. Quindi io ho scritto questo giusto per mettere in evidenza cosa veniva, ma attenzione che si crea da questo passaggio direttamente questo intermedio a ponte mercurino cosiddetto, che assomiglia a un cloruro, un bromone, e quindi segue le stesse regole che abbiamo visto in quel caso. Quindi qui abbiamo formato in pratica che cosa? Il 1, 2, 3, 3 metil, 2 butanolo. Quindi attenzione che quando avete un gruppo H su un carbonio secondario e nella porzione vicinale appunto avete un carbonio terziario e notate che non è avvenuta trasposizione, pensate subito alla possibilità di aver legato quel gruppo H attraverso un'ossi mercuriazione e demercuriazione. Se vi è sembrato difficile o insomma, poteva essere anche più chiaro, non lo so, ditemelo pure, fatemi le domande, io rispondo tranquillamente. Comunque era abbastanza scorrevole. Grazie ragazzi.